Siamo alla mostra Agri, Fili e Fantasia del gruppo ricamatrici di Caldonazzo. Ci sono delle vere e proprie opere d'arte fatte con amore e con ago e filo soprattutto. Ci facciamo spiegare un po' che cosa hanno qua di bello? C'è già qualcuno che scappa. Cosa avete qua in questo spazio espositivo? Allora, nuove tecniche, dai. Queste cosa sono? Punto francese, nuovo di quest'anno, l'abbiamo scoperto quest'anno. Punto croce, questo qua è macramè, fili intrecciati andati, molto antico come il punto, beh, cucito, maglia, un po' di sartoria, di qua sempre il punto croce. Uncinetto, Arzanger e... Tante serie di lavoro. Sì, tutto da ottobre ad aprile. Però? Tutti mercoledì. Grande passione, carcere e torte. Questo è il reticello. Manualità delle donne di una certa età, che noi giovani facciamo un po' fatica. E quello delle chiese? Sì. No, infatti questo qua è una tovaglia per l'altare. Questo è un mischio di punto erba, punto vapore. Questo è Arzanger, punto norvegese. E non c'è un punto italiano? Beh, questo è un punto nostro, della nostra tradizione. C'è. Questo anche a Arzanger, questo è Tombolo, il famoso Tombolo, anche questo maglie espertissime che fanno questi lavori qua. Questa è Caterina de' Medici, la regina di Francia, ha inventato questo punto, che veniva dalla Toscana. Questo, sempre Caterina de' Medici. E anche questo è Caterina de' Medici. Lampada, la fermace, e questo qua è un recupero, dai. Un recupero. E salutiamo con le farfalle del Trentino. Ecco, farfalle appunto.